L'ISALMA opera sul territorio attraverso la biblioteca, gli archivi storici e anche un museo, il Museo Bonifaciame del Lazio Meridionale, ora momentaneamente chiuso a causa dell'emergenza sanitaria. Il Museo Bonifaciame del Lazio Meridionale nasce da un'idea d'avanguardia nel 1953 per iniziativa di Giuseppe Marchetti Longhi, fondatore dell'istituto, storico, archeologo, topografo, fotografo che ha dedicato tutta la sua vita ininterrottamente alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio nei territori a sud di Roma. La genesi del Museo Bonifaciano del Lazio Meridionale ha un presupposto storico, la grande mostra, cioè che l'istituto allora giovanissimo organizzò per l'anno giubilare 1950 a Roma, iscrivendo questa mostra dedicata al primo giubileo, alla figura di Bonifacio VIII, nell'ambito del calendario per le celebrazioni dell'anno santo approvato dal Comitato Nazionale Italiano per l'anno santo e dall'Arcivescovo Urbani. Quella mostra aveva già nella formulazione iniziale due fasi. La prima fase è tutta romana, allestita all'interno di Palazzo Venezia, con un focus principale dedicato all'evento del primo giubileo del 1300, e una seconda fase, Anagnina, che doveva essere allestita all'interno del palazzo di Bonifacio VIII in Anagni, e doveva raccontare la figura del Papa Anagnino, la sua famiglia, i luoghi dei Caetani. Finito l'evento giubilare, per il quale l'istituto ebbe anche dei finanziamenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, gran parte del nucleo della mostra romana pervenne ad Anagni e restò quindi nelle sale del Palazzo di Bonifacio VIII. Allora Giuseppe Marchetti Longhi pensò di organizzare una mostra permanente regionale che fosse una sorta di work in progress, cioè un grande contenitore che potesse progressivamente ampliarsi e implementarsi per superare l'aspetto monotematico legato a Bonifacio VIII e al primo giubileo e raccontare invece in senso diacronico tutta la storia dell'Actium Vetus et Adiectum, per cui con grande lungimiranza Marchetti Longhi pensò alla costituzione di tre grandi sezioni. La prima sezione era quella antica e quindi voleva raccontare le stazioni preistoriche, i popoli italici, la conquista romana e quindi le civitates e i municipi romani fino alle invasioni barbariche. E sostanziò questa sezione attraverso dei reperti archeologici significativi del territorio pervenuti alla mostra da altre collezioni. Si trattava di pezzi frutto per lo più di ricerche antiquarie sul territorio condotte a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, pervenute al seminario minore di Anagni, al capitolo della cattedrale, o anche di pezzi donati alla mostra dallo stesso Marchetti Longhi e dai suoi amici e collaboratori. Tra questo una figura molto interessante è quella del conte Alberto di Seyseldès, che scrive a Marchetti Longhi lungamente. Nell'archivio Marchetti Longhi conservato presso l'istituto c'è la corrispondenza tra i due, estremamente interessante e curiosa sia per la forma, ispirata ancora alla scrittura della nobiltà degli anni 40, sia per i contenuti, con specifici riferimenti alla comune passione per le antichità, la topografia, l'epigrafia e quindi le ricerche storiche e archeologiche sul territorio. Il conte di Seyseldès donò in particolare alcuni vasi che furono rinvenuti durante degli scavi a Roma tra via Tevere e via Isonzo. E tra i pezzi invece degli oltre 300 che arrivarono attraverso queste donazioni all'istituto ce ne sono altri che raccontano proprio la storia di Anagni e del territorio della città. Anche alcuni, e sono gli unici attualmente esposti ad Anagni, che afferiscono alla fase ernica, orientalizzante ed arcaica. Tra alcune teste votive, ad esempio, c'è una testa che si data alla prima metà del IV secolo a.C. con un bellissimo diadema a globetti, di cui abbiamo un disegno
in questa pubblicazione del 93 di Ives Anagna e che fu rinvenuta intorno al santuario che esisteva alla Madonna del Popolo ad Anagni alla fine dell'Ottocento. Negli anni 90 Sandra Gatti scavò ancora nelle immediate vicinanze dell'antico santuario e rinvenne altri frammenti di una testa assolutamente analoga a questa. Quindi i pezzi conservati al Museo Bonifaciano del Lazio Meridionale in realtà possono, come dire, intessere relazioni con le nuove ricerche e raccontare ancora qualcosa della cultura materiale del passato. L'altra sezione che Marchetti Longhi pensava fosse assolutamente importante implementare era quella dedicata alla fase medievale, quindi al periodo storico che già poteva godere dei pezzi derivanti dalla grande mostra romana del Giubileo, quindi tutti i calchi, i plastici, le riproduzioni, i facsimili di documenti, monete, sigilli che erano pervenuti ad Anagni dopo l'esperienza del 1950, compresi i grandi calchi in gesso delle statue di Bonifacio VIII. Però questa sezione doveva arricchirsi e parlare anche degli altri papi di Anagni con quadri monotematici dedicati a Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV e a tutte le città del Lazio meridionale, ispirandosi peraltro a due grandi mappe, quella delle signorie e quindi alla grande carta feudale del Lazio meridionale e l'altra alla carta delle diocesi per raccontare anche la distribuzione delle chiese locali, la presenza delle grandi abbazie e dei monasteri sul territorio. L'ultima sezione, che è quella che è rimasta meno completa rispetto alle altre, doveva invece riguardare il periodo moderno e rinascimentale. Ci sono pochi pezzi afferenti a questo periodo, tra cui però un elmo spagnolo che probabilmente apparteneva a uno dei soldati coinvolti nella guerra del Sale e quindi al bombardamento della città nel 500. Queste due sezioni, in particolare la medievale e la rinascimentale, dovevano essere illustrate con un apparato fotografico sostanzioso. Anzi, la fotografia era pensata da Marchetti Longhi come un mezzo straordinario di comunicazione, sia per documentare le evidenze monumentali del territorio, sia per, come dire, corrispondere ad una grande passione personale che lui aveva. Per cui diverse fotografie, centinaia di fotografie, in realtà furono raccolte da Marchetti Longhi e in parte esposte. Queste fotografie sono per noi oggi un mezzo formidabile, per esempio per recuperare l'idea di monumenti bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale o per documentare pezzi scomparsi. Questa, ad esempio, è la facciata di una casa che si trova su via Dante ad Anagni e, secondo le ricerche di Marchetti Longhi, apparteneva alla casata dei Montelongo, cioè alla famiglia di Gregorio di Montelongo, imparentato con Innocenzo III, che fu patriarca di Aquileia, quindi un protagonista potente del tempo, vissuto tra 1200 e il 1269. Sulla facciata di questa casa era montata questa formella in pietra che rappresenta in abito talare un personaggio con una fascia borchiata e ai lati aveva dei gigli e della testa aveva dei gigli e delle rose che fanno riferimento proprio alla casata dei Montelongo. Questa formella non esiste più, quindi in realtà l'unico documento che ci consente di approfondire le ricerche anche della decorazione, delle facciate, dei palazzi più importanti del tempo è conservato al Museo Bonifaciano del Lazio Meridionale. Tra l'altro moltissime erano le collaborazioni di Marchetti Longhi anche in campo fotografico e il museo conserva fotografie di Cesare Brandi, che allora era il direttore di Liceo Centrale del Restauro, padre delle moderne teorie del restauro.